Buonasera amici, è appena partito con lo Shuffle Up and Deal, la sesta tappa del campionato Poker Art TV, terza edizione e speciale edizione Le Top di Poker, che vede appunto questa sera già molte presenze femminili ai tavoli. Vi ricordo che la struttura del torneo è di uno stack di 40.000 chips, i livelli sono di 20 minuti e diamo un'occhiata alla classifica che vede appunto Nicoletta Panati con 116 punti, Cristina Renfield 115, Daniela Moretti 106, Monica Mallegni 94, Cudi Quadi Francesca 85, Sara Saponaro 82 punti, Anna Maria Pirrello 79, Sonia Marchesini 78, Sara Fioravanti 69, Katia Fantozzi 67, Claudia Colombini 65 e poi via via tutte le altre. C'è da dire inoltre che le top di poker presenti nel campionato sono già più di 40 e c'è da annunciare anche il fatto che questa sera si chiude un po' la serie delle tre tappe che abbiamo registrato nel club KK per poi spostarsi la settimana prossima al club Spewer di Massa. Lanciamo il primo servizio che vede appunto le top di poker ai tavoli per capire qual è il loro stato d'animo. E siamo con Cora Stefanini che da Firenze ci è venuta a trovare a San Vincenzo, la seguiamo in una mano dal cutoff. Allora Cora, direi un ambiente piccolo però molto intimo e caloroso. Molto, veramente, anche se la distanza è stata abbastanza lunga, credo che ne sia valsa la pena per un ambiente molto amichevole, poi cioè, il pianone, poi quante donne stasera, veramente. Veramente, che comunque mano a mano che procediamo con le tappe sembra che il numero appunto delle donne, delle tope che partecipano aumenti sempre di più. E speriamo aumenti ancora, anche se le tappe sono già 6, però c'è la perfetta possibilità per tutte per entrare e mettersi in gioco, perché basta riuscire a scalare un po' la classifica, a fare qualche piazzamento e la classifica credo che sia ancora raggiungibile per tutti. Io però sogno il ritorno di Cora Stefanini a un tavolo finale importante. Ricordiamolo che l'hai fatto nel 2012, se non sbaglio. Quindi quando è che rivediamo la nostra Cora? Ci sono andata vicino ad agosto a Venezia, su 691, ho sbollato il tavolo finale o al Cap a Fiori. Ovviamente quando c'è una coppietta io escono fuori 7.000 assi. Ho pushato questo K e aveva 9-9 e 9-9 hanno tenuto, amen, decimo posto, quindi niente tavolo finale. E quello è stato un peccato, ora te che ovviamente sei una delle fondatrici di questo gruppo che comunque appena è nato tu eri presente e l'hai visto comunque nella sua evoluzione, parlaci dei suoi progressi, insomma di come ti trovi appunto in questo gruppo che ricordiamolo è nato per gioco però sta diventando sempre di più una realtà. Sì, grazie a Nicoletta ovviamente, l'abbiamo una sera scherzando io e lei. Gli dissi ma perché non apriamo un gruppo? E lei l'ha fondato, lei l'ha creato e mi sembra che mese per mese, giorno per giorno stia sempre migliorando. Io spero che aumenti il numero delle donne, che questo gioco che è prettamente considerato maschile si apra anche alle donne, perché di donne brave a giocare ce n'è tantissime. Siamo con Daniela Moretti, Daniela da Firenze, o meglio da Pistoia, sei voluta essere presente qua a San Vincenzo? Sì, vero. Fa molto piacere. Ti aspettavi un ambiente così caloroso, anche se comunque non è molto, molto grande, però c'è parecchia gente. No, c'è parecchia gente, sì, caloroso. E bello, bello l'ambiente, è lo stesso dell'altro di Piombino, quindi mi sono trovata bene là e quindi sono tornata. Ho saltato quello di Grosseto, ma va bene, si va avanti. Ricordiamolo che hai saltato comunque quello di Grosseto, però sei messa molto bene in classifica. Sì, va bene, siamo lì, è facile cambiare posizione da una serata a un'altra, insomma, da una tappa all'altra. Siamo tutte molto vicine. Cioè, siete tutti molto vicine, però c'è stato un momento in cui sembrava proprio che stavi prendendo il largo. Un po' mi sono arenata, mi sono fermata momentaneamente, poi non si sa. Vediamo le prossime tappe, ce ne siamo a metà percorso, quindi vediamo che succede. E stasera ricordiamolo 15 tope,
onestamente, ti aspettavi un numero così cospicuo di presenze? No, però sono contenta e spero ancora di più, speriamo si diventi tante nel percorso. E siamo con Nicoletta Panati. Nico, io ho dato un'occhiata alla classifica ed ho visto che la leader delle toppe di poker è anche la leader della classifica generale. Cosa è successo? Ma penso sia stata la tappa di Piombino, ho fatto tavolo finale e quindi mi ha mandato su, poi tutte le presenze, belle prestazioni. Io ovviamente stasera è molto dura. Io ovviamente ho seguito l'andamento generale del tuo percorso appunto in questo campionato e ho notato un incremento tappa dopo tappa fino a quando poi c'è stato il change, il cambio appunto nella tappa di Piombino, e onestamente ho visto una Nicoletta Panati diversa, un pochino più agguerrita ai tavoli, forse complice anche il fatto che ti eri resa conto che avevi perso un po' troppo tempo a seguire e organizzare piuttosto che giocare. Sì, indubbiamente le prime tre tappe sono state faticose, poi c'era la tensione, tanto da fare, non mi ero impegnata tantissimo a giocare. Ho cominciato alla quarta tappa, anche perché ci tengo moltissimo comunque ad arrivare alla finale a Nova Gorica, quindi farò di tutto per arrivare. È cambiato anche il tuo stato d'animo, il modo in cui ti esponi ai tornei, ti vedo molto più rilassata, forse è anche complice il fatto che all'inizio bisognava rompere anche il ghiaccio. Sì, all'inizio avevo molta più tensione, bisognava rompere il ghiaccio, poi una cosa nuova ovviamente. Ora sono tranquilla perché vedo che sta andando benissimo. Le puntate ogni volta sono sempre più belle, c'è questo senso di aggregazione, queste ragazze che vedo ci tengono molto, ci seguono, me e te vengono, ci sentiamo spesso e quindi sono contenta e quindi anche più rilassata indubbiamente, poi dormo di più. Questo ovviamente ci fa piacere. Un'ultima battuta veloce. Mancava un po' un gruppo di ladies, che in questo caso si chiama le tope, mancava appunto nel poker odierno. Sì. Spero e mi auguro piano piano di diventare sempre di più, di formare proprio un vero team per poter andare a fare dei bei circuiti importanti. Perché è veramente bella questa cosa, effettivamente in Italia non c'è, quindi speriamo di poter andare avanti. Ovviamente non poteva mancare Anna Squeglia, la tigre vesuviana, la giocatrice campana agguerrita, se vuole essere presente qua a San Vincenzo, che ricordiamolo, prima tappa che ti vede appunto presente, e ne restano altre 5 per poter accedere di diritto alla finalissima, perché ricordiamolo, hai vinto, sei una delle due ragazze top che ha vinto il primo evento appunto a Valdenza, che dava di diritto l'accesso alla finalissima. Esatto, e quindi mi servono minimo 6 tappe per accedere direttamente alla finale a Nova Gorica per il tavolo finale, e sto cercando di farle a fatica. Come la vedi la Nicopana alla tua destra là, che comunque ricordiamo all'inizio del torneo ha fatto un hero fold che ci stava tutto, perché a seconda dell'action Oppo in quello spot mostrava sempre asso asso. Nicoletta ha fatto un duro fold, però era frizzata da un'altra giocatrice alla sua sinistra, per cui doveva foldare, ha fatto bene, per me ha fatto bene, anche perché lei è una giocatrice provata, voglio dire, quindi ha comunque si è affoldato e c'erano tutti gli estremi per farlo e lei lo sa, quindi. Allora, KK San Vincenzo, un successo stasera al Pienone. Molto pieno, sì. Una bella atmosfera e ci voleva una bella serata con tutte queste donne. Allora Romina, te ovviamente, tanto che lavori in questo ambiente, ti aspettavi un'affluenza di questo genere?
No, non ce l'aspettavamo e siamo molto contenti. Cos'è secondo te, Jessica, che ha qualitativamente questo club che fa sì appunto che tante persone vengano e frequentano appunto questo posto? È gestito da persone molto serie, in gamba, e questo fa sì la frequenza di molte persone al KK di San Vincenzo. Al KK di San Vincenzo, Jessica, Romina, fammi un bel sorriso per gli amici a casa e magari un saluto. Ciao! Venite al KK San Vincenzo! Venite al KK San Vincenzo! Vai Jessica! Venite da noi, ciao! E siamo con Monica Mallegni al tavolo, stranamente ancora in gioco, 41 players left, ovviamente scherzo Monica, diciamo che nelle prime 5 tappe non ti hanno portato fortuna. Diciamo proprio di no, anzi, tutt'altro. Poco fa hai appena vinto un colpo, ho visto che comunque questa sera ti senti a proprio agio. Sì, diciamo che dopo, questa essendo la terza tappa che gioco con questi giocatori, ho capito come giocano, mi sto adattando al loro gioco e va molto meglio. E questo è positivo. Una domanda che riguarda invece le top di poker, 15 presenze questa sera in una location non grandissima però molto calorosa. Sì, si sta molto molto bene, sì, molto silenzio e tranquillo. Il tuo stack vedo che è abbastanza corposo. Cos'è secondo te l'action che stai adottando, la tattica che stai adottando che fa sì appunto che riesci a incrementare mano a mano il proprio stack? Sto giocando un po' più aggressiva del solito e sta funzionando come gioco, quindi continuerò così. Dal mio occhio percettivo ho osservato un paio di mani, diciamo che ti stai anche scegliendo gli spot giusti. Sì. Scegliendo gli spot giusti e soprattutto gli avversari giusti. Siamo con Riccardo Scrirò che ovviamente non si è voluto mancare a questa tappa del format. Siamo a San Vincenzo, insomma Riccardo, San Vincenzo è nato da poco ma in realtà comunque esistente e consolidata. Una bella realtà, tant'è che noi abbiamo anticipato la finale del torneo Tua Ability che abbiamo anche con San Vincenzo a ieri, proprio per permettere anche ai nostri giocatori di partecipare a entrambe le manifestazioni, soprattutto a questa tappa del Tour Top di Poker, che come sempre riscuote un successo grandissimo. Ho preso l'occasione, visto che è la tappa più vicina a noi, di partecipare un po' per salutare vecchi, tra virgolette, amici e amiche e un po' per divertirmi ogni tanto, insomma mi piace giocare anche a me, non sempre posso ma quando c'è una bella manifestazione come questa ci sono, cerco di esserci. Cerchi di esserci, c'è da dire Riccardo, te ovviamente correggimi se sbaglio, che comunque questa cosa dei circoli che collaborano, che si frequentano è lodevole, insomma ci piace. Ma guarda, se ti ricordi bene se ne parlò anche all'inaugurazione di Rosignano Poker Club, credo sia l'arma vincente dei circoli, la sopravvivenza, una buona sopravvivenza diciamo, è legata a, secondo me a questo, è la condizio sine qua non, collaborare per offrire sempre di più ai giocatori e per star bene poi in compagnia e per farsi degli amici, perché poi alla fine il Texas, sì, vincere fa piacere, molto piacere, ma è la soddisfazione di trovare persone, di riconoscersi, di ritrovarsi, insomma alla fine poi è questo. E siamo a Bui, 1000, 2000, ante 200, i dati definitivi sono 53 ingressi, 38 ancora i players left, 15 top di poker, di cui 14 ancora i tavoli. Diciamo che queste tope stanno dimostrando di saperci stare tra i players e stanno appunto dimostrando di saper giocare soprattutto. Detto questo, mandiamo l'intervista ad Andrea Mainetto e poi la seconda parte di Top di Poker, intervistate. Andrea, una battuta veloce, un successo anche a San Vincenzo.
Guarda, sì, siamo contentissimi anche a San Vincenzo, la terza tappa dei Topi di Poker è fantastica, in questa location che come ben vedi è una location molto intima, una realtà un po' più piccola di quell'altra, ma molto, molto divertente come vedi, insomma. Le persone hanno risposto bene, provenienti dagli altri circoli, sia da Grosseto che da Piombino, e come sempre le Tope hanno segnato il terzo successo di fila per il KK Poker Piombino. Come è stato organizzato tutto il format? Diciamo che era stato preventivato un successo del genere, però onestamente non tutti credevano che alla lunga ci fosse stato questa sorta di aggregazione tra le persone che appunto partecipano. Guarda, sinceramente noi credevamo fermamente nell'organizzazione sia di Nicoletta, sia di Ghisoni, sia della spinta che l'Holden Firenze ci ha dato, ma non ci aspettavamo nemmeno noi un successo in questo modo. Abbiamo fatto sold out a tutte e tre le tappe e cioè, più contenti di così ovviamente non potevamo essere. E siamo con Marcello Bracci, uno dei titolari del KK San Vincenzo. Marcello, il KK San Vincenzo è una realtà, avete dimostrato che sa stare al passo con gli altri circoli della Toscana. Sì, siamo contenti perché anche San Vincenzo ha risposto allo stesso modo sia di Piombino che di Grosseto, abbiamo fatto gli stessi numeri, quindi vuol dire che i nostri giocatori ci hanno seguito e bene così. Poi la soddisfazione più bella è di stare insieme a questo gruppo, sia con voi perché ci rivedremo in televisione e farà sempre piacere sia a noi che a tutti i giocatori, e stare insieme a questo gruppo fantastico delle Tope di Poker, perché sono veramente eccezionali, anche se al tavolo ho visto che alcune si stanno scannando in un modo incredibile, le donne forse molto più degli uomini si stanno prendendo per questo gioco, però il bello di questo gioco è poi quando uno si alza dal tavolo si va insieme a bere, si va insieme a fumare una sigaretta, è questo, perché il bello di questo gioco è che ci permette di conoscere persone nuove, realtà nuove, Siamo soddisfatti, veramente soddisfatti. E siamo con Claudia Colombini, attualmente posizionata al 10° posto in classifica. Claudia, non sei partita proprio bene, però diciamo che sta venendo fuori il tuo modo di giocare. Beh, sì, sinceramente questo torneo non è partito molto bene, ho provato a fare un po' d'azione da posizione, ma o mandavano sopra tribettandomi o addirittura c'è gente al tavolo mio che entra limpando, poi io rilancio da grande buio, da bottone, chiamano e come si dice, mi sculano, io non posso fare altri, nel senso perdo fish e ora sono pari dello stack. E niente, ce la metto tutta, nulla. C'è da dire, Claudia, che comunque la fortuna non ti sta seguendo, sei stata un po' perseguitata dalle bad beat. Mi ricordo la primissima tappa a Firenze dove hai perso un colpo in cui eri ampiamente avanti, ti è successo altre volte, diciamo che sei un po' credito con la fortuna. Eh sì, io sono parecchio sfortunata, ma come mi dicono, sono fortunata in amore. E siamo con la fortissima players di Valdelsa, Anna Maria Pirrello. Anna Maria, prime due tappe le hai saltate, dalla terza in poi hai fatto un rush incredibile. Sì, sto continuando a giocare e niente, dopo la terza tappa a cui ho partecipato, essendo arrivata prima, ora sta andando abbastanza bene, speriamo di entrare nelle prime sei della classifica. L'idea iniziale era quella di coinvolgere più tope di poker possibili e così sta succedendo, sembra quasi che si stia avverando quello che un po' era stato ideato all'inizio, quando magari non tutti ci credevano. Sì, io credo che Nicoletta abbia fatto proprio il centro, abbia proprio fatto una bella cosa, sia per noi donne,
sì, ci sta portando a giro, ci sta facendo conoscere, più che noi come persona, però come il gioco adeguato alle donne praticamente. Però complimenti alla Nicoletta. Siamo nella fase avanzata del torneo, 27 players left, i bui sono 1500, 3000 ante 400. Noi siamo andati a trovare Andrea Saftic, che è uscito appunto alla prima mano, e ovviamente Andrea Saftic in Ti prego, raccontami la tua mano. Per il servizio Ti prego, raccontami la tua mano. Siamo in compagnia di Andrea Saftic, che alla prima mano gli è successo l'incredibile. Raccontaci, Andrea. Incredibile, perché alla prima mano di un torneo andare fuori, insomma, è un po' difficile la cosa. In 10 anni che gioco non è mai capitata, e comunque questa volta è capitata. Niente, è il tempo che io mi metto seduto a tavolo, spillo le carte e trovo asso K. Reso 500, le buie erano 50-100, avevano già collato in 3. Reso 500, mi sento rilanciare a 1200, io rilancio a 3000, faccio un altro rilancio a 3000, mi fa call. Sul flop scende asso 8-2, lui punta, io rilancio sopra, lui rilancia sopra ancora, io a quel punto mando la vasca, perché non voglio più che ci sia altre azioni. Lui ci pensa e poi mi dice call. A quel punto lì ho detto, va, avrà asso donna o al limite una mano tipo asso K come me, perché se ci ha pensato, insomma, più, tanto forte non è. Mi gira 2-8, praticamente va trissato, cioè, oltretutto a trissare ci ha anche pensato, non capisco proprio il perché. E così è andata la mano alla fine. Da dire che dà fastidio quando fanno queste giocate. Ci ha anche pensato parecchio, quello mi ha dato anche fastidio, perché insomma spilli 2-8 e ti trissi l'8 e poi ci pensi, cosa vuoi sperare meglio di avere la mano lì? Quindi non ha senso nemmeno pensarci, si fa call e punto e basta. Ed è appena iniziato il tavolo finale, i bui sono 8, 16.000, ante 2.000, per le donne la ragazza appunto che ha maggiormente fish è Claudia Colombini con 128k, segue Katia Tizzi 118 e Giuseppina Scarpulla con 107.000 fish. L'average, ricordiamolo, si aggira intorno ai 235k. Staremo a vedere chi delle tre top di poker vincerà questa sesta tappa al KK San Vincenzo.
Ed è Giuseppina Scarpulla, la vincitrice della sesta tappa a San Vincenzo. Ricordiamolo, Giuseppina, 53 players, sei arrivata a quinta. Prima delle toppe di poker, che erano 14. La Giuseppina, come ti sei trovata oggi? Benissimo, mi sono divertita tanto. Ti sei divertita tanto e diciamocelo, questa sera si era creato un ambiente dove le persone sono venute sì per giocare, ma però parliamoci chiaro, si sono divertite tanto. Sì, tantissimo, io poi l'altro non lo so, io mi sono divertita, mi sono anche un po' arrabbiata, però poi mi è passato tutto. E si chiude qua la sesta tappa del format televisivo Poker Arte, speciale edizione Le Toppe di Poker. Carissimi amici, vi riepilogo brevemente le prime 5 posizioni di questa sera, che sono Monica Mallegni, che si è classificata al 5° posto per Le Toppe di Poker, Anna Maria Pirrello 4ª, Colombini Claudia 3ª, Tizi Katia 2ª e Giuseppina Scarpulla la 1ª delle Toppe di Poker. Io vi rinnovo l'appuntamento alla settimana prossima, saremo allo Spiver di Massa, non mancate sempre su Di Lucca.